La vecchia economia non esiste più. Abbiamo capito qual è quella nuova. Ci è chiaro che la sostenibilità delle imprese non passa solo attraverso fattori tecnici? Ne parliamo con il professor Flavio Felice, autore del libro I limiti del popolo. Restate con noi. Un caloroso bentrovato ai nostri telespettatori, un affettuoso saluto all'amico e collega Giuseppe Fischetti, che è collegato dallo studio di Taranto. Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i nostri teleradio ascoltatori. E un graditissimo benvenuto al nostro ospite, professor Flavio Felice, docente di storia delle dottrine politiche all'Università del Molise. Questa è la sedicesima puntata del ciclo Economia prima e dopo, che abbiamo iniziato in pieno periodo di lockdown. Quando la maggior parte delle persone cercava ancora di orientarsi, noi ci siamo posti un po' il problema di iniziare ad analizzare e conoscere il territorio e grazie a queste iniziative e al supporto di Secopedizioni e della testata Radio Doppio Zero, siamo riusciti a parlare con numerosissimi interlocutori, rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categorie, datoriali, sindacali, esponenti della politica e del governo locale. E questo ci ha permesso appunto di raccogliere sensibilità, sensazioni, idee, preoccupazioni, denunce, suggerimenti da tutto il territorio, del paese. E da questa fotografia ne è emersa sostanzialmente una prospettiva, dal punto di vista sempre dell'economia d'impresa, abbastanza deludente. Deludente perché, come sappiamo, il 90-95% delle imprese italiane sono piccole, mini o micro, come le chiamano. E questo, se da una parte ha portato un vantaggio, dall'altro porta, se vogliamo, una debolezza strutturale. Strutturale nel senso di non solo patrimoniale, ma soprattutto da un punto di vista culturale, cioè di cultura d'impresa. Abbiamo visto che mancano strumenti di pianificazione, di gestione, di controllo, di pianificazione, di resilienza, di analisi dei rischi. Inizia la fase 2, la fase 2 e mezzo, la fase 3, che dir si voglia, mentre la maggior parte degli altri vedono oggi un fiorire di appuntamenti e convegni online in cui si parla della ripresa del paese, se vogliamo, divisi tra fatalisti e complottisti. Noi abbiamo deciso di fare un ulteriore passo in avanti e cercare di definire un modello di riferimento, quello che può essere appunto un modello, come dire, economico, la cui, emergenza è stata più volte denunciata e richiesta da diversi esponenti. Sia politici sia imprenditoriali del paese, e quindi noi abbiamo, come dire, messo a punto nel corso di queste settimane, ma è frutto di un lavoro di anni, un modello economico che abbiamo definito di economia antropologica. Sì, un modello di economia antropologica che rappresenta il nostro modo di vedere il futuro verso cui ci andremo ad orientare, maggiormente adesso che siamo reduci da un evento che è stato davvero devastante, forse ci ha aiutato a riflettere di più. Il nostro modello economico, chiamato, come diceva Alberto, di economia antropologica ha come riferimento l'uomo, e in questo forse potrebbe non esserci nulla di nuovo, ma invece la novità consiste nel fatto che noi riteniamo l'uomo il principio e la fine di ogni processo, cioè verso l'uomo è l'elemento da cui parte l'innovazione, parte la conoscenza, partono tante cose, parte anche la tecnologia, ma è anche il fine. È colui che deve ricevere nel modo migliore, attraverso una serie di valori, tutto ciò, quello che lui mette in piedi. Ecco, la grande novità è proprio questa. Forse nel corso del tempo si è parlato dell'uomo come una risorsa. Quello che poi ha lasciato sempre un po' perplessi è se è stata una risorsa da sfruttare o una risorsa da considerare come reale capitale.
Professor Felice, co come sappiamo è appena uscito, edito da Rubattino, il suo ultimo lavoro, I limiti del popolo, e per quanto possa apparire un periodo forse sfortunato, perché appunto di chiusura delle attività, quindi non lo si può ancora andare in giro a presentare, però forse, come si suol dire, capita nel momento giusto per poter dare come dire, degli spunti di riflessione che in questo periodo vengono recepiti meglio e forse con, come dire, delle ampiezze diverse, diciamo, dal racconto storico. Una delle considerazioni che trovo, come dire, parallela, utilizzabile anche nel nostro discorso, è quella di definizione, come dire, di denuncia, di ciò che l'individuo viene spesso considerato come semplicemente una parte di un tutt'uno, una funzione gregaria, come l'ha definito lei, e di conseguenza omogeneizzato ed omogeneo e funzionale al mantenimento, come dire, di un sistema politico, ma anche di un sistema sociale e conseguentemente di un sistema economico, come nel nostro caso. La domanda, è questa. Ci sono, come dire, esempi di questa omogenizzazione della persona, di questa riduzione a numero dell'elemento umano? Sì, saluto a tutti, a lei e al suo collega e grazie per questo invito. Ci sono molti esempi, la storia è molto ricca di esempi in cui, anzi, sono forse più le volte in cui la storia ci mostra una figura di uomo che il potere necessariamente aggrega alla propria volontà piuttosto che situazioni nelle quali le persone si liberano, si affrancano dal potere e mostrano appunto di poter essere un controllo, un argine al potere stesso. Ogni volta che vediamo quelle masse, ogni volta che vediamo quegli assembramenti appunto che inneggiano al potere o che comunque lo giustificano, ecco, tutte quelle volte noi siamo di fronte ad una visione di uomo appunto gregario, quell'homo specus, l'uomo pecora che appunto di cui si serve appunto il potere per poter meglio gestire l'esercizio della propria forza. Ora, queste sono situazioni appunto che non appartengono alla preistoria, non appartengono al passato, appartengono anche all'oggi, e l'oggi forse presenta anche degli strumenti molto più efficaci per poter realizzare un simile obiettivo. E l'idea appunto che le persone siano al servizio della società e non la società composta da persone al servizio della felicità di ciascuna persona. Ecco, queste sono due impostazioni, volendo tagliare un po' con l'accetta, sono due modi di vedere la società, non due modi di vedere il sistema sociale, lì dove la persona è appunto potremmo dire il motore stesso della società, è lì dove invece la persona serve affinché la società guidata da chi ha acquisito il potere possa realizzare i propri obiettivi. E gli obiettivi del potere normalmente, è fisiologico che sia così, gli obiettivi del potere sono quelli di perpetuare se stesso, di rimanere appunto al potere, servendosi ovviamente delle forze economiche, delle forze culturali, delle rappresentanze politiche e via dicendo. Quindi si tratta veramente di un problema enorme che si ripropone ogni giorno e noi dovremmo fare molta attenzione anche nel linguaggio. Qui l'importanza è proprio dello studio della comunicazione politica, secondo me, l'uso del linguaggio quando appunto parliamo di società, quando parliamo di soggetti collettivi, di aggregati, come se fossero una persona, come se fosse una persona in assenza. Lo Stato dovrebbe fare, lo Stato pensa, la società ci opprime. Sono tutte espressioni che in realtà tradiscono questa idea di persona che sta al servizio di un soggetto collettivo che è astratto, cioè inesistente, inconsistente, se non ridotto nella cricca momentaneamente al potere.
Nel nostro concetto di economia antropologica basiamo molto il tutto sul concetto che l'uomo è il perno di tutto il sistema, in questo caso quello economico, e lo riteniamo tale perché al di là delle sue capacità, delle sue caratteristiche, quindi dell'essere pensante in grado di fare di tutto di più, è portatore di valori, e tra questi valori c'è il cosiddetto senso di responsabilità. Quindi noi, sotto certi aspetti, confidiamo molto che questo elemento così caratteristico e tipico dell'uomo faccia la differenza all'interno anche del sistema economico, non soltanto quindi come essere in grado di innovare, di pensare, di gestire processi, ma perché porta un valore che è quello della responsabilità, che mi sembra che in questo momento invece è un valore che tutti hanno perso. Secondo lei sarà sufficiente questo senso di responsabilità affinché l'uomo si renda conto di essere l'elemento prioritario, o perlomeno sia anche riconosciuto da chi governa, dall'imprenditore, dall'intero sistema societario, lo riconosca in quanto tale? Allora, la responsabilità è la pedina fondamentale, potremmo dire che sia la leva perché poi una società possa vivere senza il controllo opprimente, senza il dirigismo tipici di stati totalitari o tendenzialmente totalitari. Cioè non è che abbiamo altre vie, se desideriamo una società libera, è altrettanto necessario che le persone siano responsabili. La risposta all'irresponsabilità è l'assunzione invece del potere da parte di chi ne ha appunto più, di chi ha più forza per poterlo gestire. E quindi la responsabilità, come si usa spesso dire, è l'altra faccia della libertà. Cioè la responsabilità non è un vago sentimento morale, no? Noi spesso, anche parlando con i nostri figli, si cerca di essere responsabili. Cioè, che cos'è la responsabilità? La responsabilità è la disponibilità a rispondere delle conseguenze del nostro agire. La persona responsabile è colui che dice sì, la conseguenza del mio agire ha prodotto determinati, il mio agire ha prodotto determinati risultati che sono le conseguenze e io ne sono l'artefice. Questo è il modo migliore per essere liberi ed è il modo migliore perché la propria libertà non sia un problema per gli altri, e nessuno di noi vorrebbe vivere in un sistema nel quale appunto non sia riconosciuta la libertà. Quindi la responsabilità non è qualcosa che si aggiunge, ma è qualcosa che è dentro, all'interno della struttura stessa dell'azione libera. Non possiamo concepire una libertà al di fuori, e questo è un problema, io mi rendo conto, che può essere un problema per i sistemi liberali. I sistemi liberali sono quelli nei quali si presume appunto che vi sia una grande complessità, la complessità del fatto che tanti individui ragionano, tante persone ragionano in maniera diversa, e quindi la relazione talvolta è anche conflittuale, antagonistica, e di tipo appunto critica. Tutto ciò può portare ad un disordine. Quindi la tentazione che i sistemi liberali, più possiamo dire ad alto tasso di liberalismo, si trasformano via via in sistemi iperregolati, iperburocratizzati, è molto forte, molto alta, soprattutto quando bisogna prendere delle decisioni in stato di emergenza, come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Allora ecco che emergono quelle posizioni in base alle quali, beh sì, la libertà è un lusso che in fondo non ci possiamo permettere sempre e tutti. La libertà è un lusso che ci possiamo permettere soltanto quando le cose vanno bene. Poi quando le cose cominciano ad andare male, ecco che abbiamo bisogno di un uomo forte, di un governo che è decisionista, di un governo che faccia valere lo stato d'eccezione, e quindi in qualche modo superare quell'idea appunto di libertà costituzionale. Questo è un grande rischio, per questo motivo
Per questo motivo dobbiamo vigilare, ovviamente le emergenze non le possiamo evitare, cioè il rischio zero non è, appunto, lo abbiamo scoperto in questi giorni, non esiste, però proprio nei momenti di massima emergenza, di massima, appunto, di massima emergenza che necessita lo Stato, appunto, della presa di decisioni nello stato d'eccezione, ecco, in questi momenti dobbiamo essere maggiormente allerta, maggiormente vigili, affinché quella libertà non sia sganciata dalla responsabilità, perché basta poco, appunto, basta che diminuisca il grado, il tasso di responsabilità, che ecco che emerge invece la richiesta dello Stato forte, dell'uomo forte, se non appunto di un dittatore che prenda le decisioni nei momenti particolarmente difficili. Quindi la responsabilità è l'antidoto alla deriva totalitaria da questo punto di vista. Quindi torniamo su questo punto e proseguo nel suo ragionamento, davvero, davvero molto interessante e stimolante. Alla fine è l'uomo quello che ha in mano la soluzione, cioè la soluzione è l'uomo, è lui. E noi proprio per questo intravediamo in questa economia antropologica un modello dinamico, cioè non un modello statico, ma in grado di adattarsi secondo determinati valori, avendo come riferimento se stesso l'uomo, a tutta una serie di circostanze. Però l'occasione è troppo ghiotta, professore, e la domanda gliela devo fare a questo punto. La storia ci aiuta tanto a ricordare e a riflettere, soprattutto. E noi prima di iniziare la trasmissione scambiavamo due chiacchiere dicendo che questo momento è un momento storico che può essere un'opportunità. Ora, io andando indietro un po' nel tempo, ricordo, c'è un'affermazione anche di qualche storico, che ha detto la personalità dell'uomo, lo leggo così non sbaglio, e la dignità dell'individuo trovano nel XIX secolo la più alta affermazione e il più splendido coronamento. Perché in quel periodo ci fu un allinearsi di tante circostanze importanti come la libertà dell'uomo, del cittadino, l'indipendenza, l'unità delle nazioni, la scoperta delle scienze e della tecnica. Cioè un momento molto forte. Però dopo tutto questo non ha lasciato qualche segno importante. Ora, tenendo un po' memoria storica, e cercando di non commettere un errore di quel tipo, perché forse probabilmente non è che possiamo replicare lo stesso modello, qual è l'errore più grande che oggi potremmo commettere? Visto che abbiamo un evento molto forte, no? Lì fu un evento positivo, si scombinò, l'uomo riacquistò il senso di libertà, ci fu tutto quello che ho detto prima, l'unità degli stati, quindi ci fu l'unità d'Italia. Adesso invece forse dobbiamo ritrovare un'unità, forse europea, un'unità di sentimenti, di persone, di valori. Che cosa è il, come dire, quell'elemento che oggi potrebbe farci commettere lo stesso errore? Domanda difficilissima, è una bella scommessa rispondere alla sua domanda in questo momento. Allora, volendo ripercorrere così in maniera del tutto sommaria quel processo storico che portò alla autonomia, indipendenza nazionale, no? alle quale lei accennava, beh, lì l'errore, se si può parlare di errore, o comunque ciò che a mio avviso a un certo punto andò storto, è stata l'idea di nazione così intesa, legata ad una visione assolutistica della sovranità. Oggi probabilmente non avvorriamo questo rischio perché i sovranisti in qualche modo abbiano fatto sentire la loro voce in questi ultimi anni. Credo che proprio la pandemia che stiamo vivendo mostri quanto sia debole la posizione del sovranista classico o del nazionalista. Però rimane un problema che accomuna tutte le epoche storiche, secondo me, ed è l'assolutizzazione del concetto.
E così come in quel momento un aspetto positivo, che era appunto l'autonomia delle nazioni, la libertà delle nazioni, anche attraverso forme di unitarietà, no? Dei popoli, portata alle estreme conseguenze, ovvero caricate di significati diversi da quelli appunto della libertà dell'individuo, ma caricati di, appunto invece di significati collettivistici, totalitari, di significati mitologici, portò poi alla nascita dei nazionalismi che hanno funestato il Novecento, rendendolo appunto il secolo più barbaro della storia. Credo che qualcosa del genere potrebbe accadere nei nostri giorni, o meglio, può accadere sempre. Nei nostri giorni potrebbe, ad esempio, riguardare anche l'esaltazione, ad esempio, della tecnocrazia, non della tecnologia che è utile, grazie ad essa noi oggi ci possiamo vedere, possiamo parlare, non sono così stolto da non accorgermene, ma dalla tecnocrazia, cioè di fronte alle incapacità, alla difficoltà, alla problematicità dei problemi, delle soluzioni da dare ai problemi, ecco che il decisore pubblico, il decisore politico, ciascuno di noi in qualche modo rinuncia alla propria quota di responsabilità e si affida magari al mito della scienza, che è lo scientismo, che è diverso dalla criticità della scienza. Si affida al potere quasi salvifico della comunicazione, pensando che in qualche modo sia il nuovo Dio sulla Terra. Ecco, sono tutte, possiamo dire, forme di assolutizzazione di cose positive, di strumenti positivi, di soluzioni di per sé positive, che però potrebbero di nuovo offuscare possiamo dire, il primato della persona sulle cose, il primato della persona sulla società. Ecco, questo è forse oggi il rischio che corriamo, no? Quando Tocqueville parlava della massificazione come grande, possiamo dire, grande pericolo per la democrazia, ecco, oggi quella massificazione avviene e può avvenire attraverso la deresponsabilizzazione, rinunciando ad essere pienamente cittadini, rinunciando, che sono coloro che, ricordiamo, il cittadino è colui che critica il governo, non è colui che lo giustifica, lo critica ovviamente in maniera costruttiva, ma che critica il governo, che critica il potere. Ecco, quando rinunciamo a questo e ci affidiamo semplicemente allo strumento, dicendo ma noi abbiamo internet, ma noi abbiamo Zoom, abbiamo le varie piattaforme, possiamo discutere, in realtà noi non stiamo incidendo però minimamente sulla realtà, perché poi i luoghi decisionali sono altrove. E anche oggi quei luoghi sono ben forti e consolidati, ecco che corriamo forse il rischio di ripercorrere sentieri nefasti già tracciati. Bene, professore, cerco di riportare anche il discorso un po' nell'alveo dell'economia e c'è, come dire, una nota storica che contraddistingue gli operatori dell'economia che vivono, se vogliamo, in un mondo a parte, è un iperuranio completamente staccato dalla realtà politica e sociale, cioè lo è per chi vi opera dall'interno, ma noi sappiamo benissimo che vi è un condizionamento culturale importantissimo. Però, nonostante tutto, voi per dei limiti, diciamo, della ragioneria classica, o perché in origine non ci si ponevano delle domande di senso, perché il senso era dettato dal potere, dal monarca, dalla diocesi, dall'imperatore, insomma non c'erano grandi discussioni da fare, quindi si ragionava in termini di efficientismo, però questo limite di pensiero è rimasto a tutt'oggi. Se vogliamo, la frase gli affari sono affari è diventata una sorta di alibi morale e quindi anche oggi io spesso sento persone, imprenditori, che dicono una cosa è quando sono a casa, un'altra cosa quando entro in fabbrica. Quindi l'integrità etica va un po' a farsi friggere perché a quanto pare io cambio, indosso un vestito valoriale a seconda delle situazioni in cui mi trovo. E quindi più che etica possiamo parlare di, veramente di bieco relativismo. Ecco, come
possiamo influenzare il mondo dell'economia, secondo lei, e farla ragionare nella prospettiva antropologica che ci siamo detti, e quindi non fare le cose per moda, ma perché c'è effettivo convincimento. Beh, come possiamo? Allora, alla base ovviamente vi è un presupposto. Lei giustamente diceva gli affari sono affari, ma potremmo dire che una logica di questo tipo interessa poi tutti gli ambiti, no? Quando si usa dire, beh, no, citando un noto film con Humphrey Bogart, no? È la politica, parafrasando, è la politica bellezza, è la politica e non puoi farci nulla, è così, no? Con tutti i settori, noi che cosa immaginiamo? Immaginiamo la vita dell'uomo come una serie di frammenti esistenziali, no? Allora io in famiglia vivo in un modo, al lavoro in un altro, se mi occupo di politica in un altro, quando vado al bar, andavo al bar in un altro modo ancora e via dicendo. Ecco, questo è un modo di vedere la vita estremamente frammentaria. In realtà la persona invece è una. Allora, la centralità della persona significa che non posso immaginare un modello economico, un modello politico, un modello culturale che non veda l'integrità della persona. Questo è fondamentale e credo che gli imprenditori più accorti l'abbiano compreso. L'imprenditore, e parlo di imprenditore, parlo proprio di colui che ha un'idea e cerca di trovare le risorse per realizzarla. L'imprenditore sa benissimo che non potrà spremere il lavoratore come un limone, perché una volta spremuto quel lavoratore non sarà più una risorsa. L'imprenditore saggio, l'imprenditore che guarda lontano, è colui che invece sa benissimo che il principale fattore di produzione, la principale risorsa, il principale bene che l'impresa ha è la persona, sia dal punto di vista del lavoratore, sia dal punto di vista del cliente. La stessa persona poi è anche cliente. Quindi possiamo dire che non esiste un imprenditore saggio che non abbia compreso, o imprenditore o dirigente saggio che non abbia compreso una simile realtà. Il problema emerge più dal punto di vista teorico, secondo me, che dal punto di vista pratico. L'imprenditore credo che sia molto più avanzato da questo punto di vista rispetto invece al teorico. Gli economisti o anche i politologi ovviamente fanno gli stessi errori, lì dove si tenta di costruire ipotetici mondi lunari, no? Che non funzionano nella realtà, ma funzionano appunto dal punto di vista formale. E qui si creano, in effetti, si creano dei problemi, o meglio, si emergono dei problemi lì dove appunto si immagina che la persona, che l'impresa, che l'attività economica possa vivere a prescindere dalla persona. Ma è un problema appunto più di tipo teorico, di economisti rinchiusi nella propria torre d'avorio piuttosto che di operatori dell'economia. L'operatore dell'economia è colui che invece vive direttamente la vita, la vive direttamente nel campo. Sul campo di battaglia, e quindi sa come si combatte anche quella guerra. Un imprenditore, un economista da questo punto di vista è emblematico di come invece il compito dell'imprenditore, dello scienziato economico, dell'economista, sia quello di vivere sul campo, è Luigi Einaudi. Noi abbiamo avuto questo grande economista, questo grande intellettuale, poi anche grande politico, il quale, se leggete, chiunque abbia letto i suoi testi si accorge di quanto invece nel modo in cui descrive il mercato, nel modo in cui descrive l'impresa, nel modo in cui descrive la moneta, si capisce che invece è l'economista legato alla propria realtà, alla realtà produttiva, perché poi a questo serve l'economia, ad aumentare in termini qualitativi la produzione. Ecco, quindi ci sono economisti che purtroppo appartengono anche a scuole, a modi di pensare, a modelli che producono modelli appunto distanti dalla realtà, ma non sono minimamente seguiti poi dagli imprenditori, non è, e altri che invece che segnano invece segnano la realtà attraverso appunto una comprensione teorica, una descrizione teorica dell'autentico agire economico che vede la persona in tutti al centro, in tutti i processi della filiera produttiva.
In questa logica, però, c'è anche un'altra verità, che forse ci vorrebbe un po' di anima in tutto questo. Prima lo si diceva per una determinata categoria, ricordo, no? Cioè, anche i commercialisti hanno un'anima, veniva posta come domanda, qualcuno lo portava avanti questo concetto come affermazione per dire io sono diverso dagli altri. Però quando a volte ci si lascia prendere da quelli che sono dei modelli che purtroppo vengono spinti anche un po' oltre quello che è un normale limite, cominciano un po' a diventare il Vangelo. Cioè in questo caso, io giusto per portare un esempio, ormai si sta portando avanti il concetto che siamo nell'era della conoscenza, cosa bellissima, perché in questo la conoscenza appartiene all'uomo e quindi noi ne siamo pienamente ampi sostenitori, però ci sono degli aspetti che secondo me vengono totalmente esasperati. Uno di questi è il cosiddetto rapporto con gli stakeholder. Gli stakeholder sono parte attiva, lo diceva anche lei, no? Quindi il cliente è una parte importante, come lo è anche il lavoratore, però il rischio, credo che visto da un punto di vista strettamente imprenditoriale, il rapporto diventi tra soggetti paritetici, cioè io considero mio prossimo colui col quale faccio business, detto in parole povere, e quindi con lui devo avere delle buone relazioni, devo avere degli ottimi rapporti, e poi forse però dimentico che il mio collaboratore ha degli aspetti che sono altrettanto importanti, cioè se lui sta bene, anche il mio rapporto col cliente ne guadagnerà. Cioè il rischio non è che, esasperando poi determinati concetti, dimentichiamo quel senso di umanità che invece poi va a finire che diventa una cosa soggettiva. Se io sono un imprenditore sensibile, starò attento anche al mio imprenditore, al mio lavoratore. Se invece sono meno sensibile e più orientato al business, rischio di concentrarmi più su un unico stakeholder, che in questo caso è il mio cliente o il territorio, o sono, come dire, i rapporti istituzionali. Dobbiamo riprenderci un'anima, ecco, quindi possiamo spingere più su un concetto di questo tipo, o dobbiamo limitarci anche noi a dire gli stakeholder sono una parte importante, siamo nell'economia della conoscenza e la parte antropologica umana, se ci ricordiamo, la portiamo avanti. Allora, sì, è estremamente importante questo aspetto, perché spesso negli ultimi decenni, ormai dagli anni 60 in pratica, cioè è emersa una consapevolezza che ha degli aspetti molto positivi, la consapevolezza che l'impresa è all'interno di un tessuto sociale, di un tessuto culturale, tessuto politico, e quindi ha bisogno di costruire relazioni virtuose, potremmo dire, con i propri stakeholders, con i propri portatori, con i portatori, cosiddetti portatori di interesse. Ora, questa visione, come tutte le visioni, per quanto positive, ovviamente possono presentare anche un'altra faccia, quella dell'assolutizzazione di un singolo aspetto. E si rischia, ad esempio, che la teoria degli stakeholders, applicata in un certo modo, concepita, percepita in un certo modo, possa, ad esempio, assolutizzare la relazione, appunto, come le diceva, paritetica tra soggetti che non sono paritetici, perché ciascuno ha una funzione differente, appunto, e deresponsabilizzare l'imprenditore stesso. Cioè, il rischio qual è? Che dal momento che l'impresa si definisce a partire dalle relazioni, ed è qui l'errore, perché l'impresa non si definisce a partire dalle relazioni che stabilisce con gli stakeholders, perché l'impresa è data da coloro che danno vita, da quel fascio, da possiamo dire, di interessi che danno vita all'impresa stessa, coloro che investono. E poi hanno bisogno di tutta una rete di relazioni di tipo funzionali per poter sopravvivere, vivere nel mercato e produrre ricchezza. Quindi, quando invece si definisce l'impresa a partire dalle relazioni e quindi in qualche modo si mette sullo stesso piano l'imprenditore e tutti i vari soggetti che compongono appunto la rete degli stakeholder, si rischia che tutti
siano responsabili affinché nessuno sia più responsabile di nulla. Questo è un grave rischio che dal punto di vista teorico si corre. Mi chiedo poi quanto nella realtà gli imprenditori vivano questa poco, però ovviamente la teoria talvolta può orientare in un determinato modo. Allora io in questi casi mi affido ad un principio, il nemo dat principle, nemo dat quod non habet. Nessuno può dare ciò che non ha. Cioè, se un'impresa vive in un contesto sociale estremamente negativo dal punto di vista della solidarietà sociale, della responsabilità, della condivisione, del sentirsi cittadini e quindi anche appunto artefici, partecipi, allora se noi viviamo in una realtà così sfilacciata, così sfibrata anche dal punto di vista etico, noi non possiamo pretendere di avere relazioni tra imprenditori e stakeholders di tipo virtuosi. Quelle relazioni saranno lo specchio di una società siffatta. Se invece abbiamo una società, voglio dire, minimamente solidale, minimamente responsabile, allora abbiamo anche qui una spinta da parte del tessuto sociale nei confronti degli imprenditori affinché si comporti in un certo modo. Perché il suo atteggiamento contrario a quello che è il sentire comune della società civile sarebbe visto come offensivo, sarebbe visto come un affronto, sarebbe visto come una nota stonata all'interno di un'orchestra. Ecco, quindi piuttosto che parlare di relazioni che qualificano l'impresa, io parlerei proprio di tessuto umano che qualifica l'atteggiamento e la responsabilità di ciascuno e che poi necessariamente condizioneranno anche la vita dell'imprenditore. Io lo dico, attenzione, non esiste, ecco perché io mi riallaccio ad una domanda precedente, ecco perché quando dico non esiste il modello capitalistico, ma perché, scusate, il modello capitalistico in Germania è lo stesso di quello italiano, quello lombardo e quello calabrese sono le stesse cose, la stessa cosa, quello giapponese e quello cinese. No, esistono culture, sono le culture che poi condizionano a tal punto le istituzioni, comprese quelle economiche, le quali retroagiscono ovviamente sulla persona, modificandone anche e contribuendo a condizionarne il comportamento. Quindi è fondamentale che ci si, in qualche modo, non si assolutizzi nulla, compreso un aspetto virtuoso di per sé, come quello degli stakeholders, che ovviamente è un passo in avanti nella teoria d'impresa, ma se noi rimaniamo a livello di stakeholders, ecco che rischiamo invece di deresponsabilizzare gli imprenditori, i quali dice: io faccio quello che mi chiedono. Se mi chiedono di produrre prodotti velenosi perché la gente si vuole avvelenare, io gli produco quello e faccio questo nella vita. Ecco, attenzione, Il tema non è tanto dunque la relazione tra stakeholders quanto il tessuto umano presente nell'ambito, nel campo nel quale poi opera l'impresa. Bene, professore, direi che possiamo riassumere anche, come dire, un nuovo orientamento che noi abbiamo definito della responsabilità sociale d'impresa di tipo attivo. Perché oggi spesso se ne fa una di tipo passivo, cioè continuo a fare ciò che devo produrre con la giustificazione che lo vuole il mercato, non mi pongo problemi morali di alcun tipo e quindi, soprattutto se poi va di moda, come si dice, lo short-termismo, cioè l'essere giudicato dai mercati o dagli azionisti di trimestre in trimestre. E poi, siccome va di moda parlare di ESG, di governance, di social e di ambiente, allora mi adopererò a dire qualcosa e diventa responsabilità sociale appunto di tipo passivo, perché è solo un fiocchetto che metto alla ciminiera arrugginita. Devo continuare a produrre cercando di inquinare di meno, ma c'è parte attiva, e quindi parte attiva significa, visto che ho la possibilità, i mezzi, le strutture, le finanze per poter incidere sul mio territorio, nel mio territorio, per territorio intendiamo tutto, cioè intendiamo quella che è stata definita l'ecologia integrale, quindi non solo l'ambiente, ma le persone, le famiglie, i nuclei, cerco di migliorare la qualità di vita
di tutto, cioè dell'ambiente, del mondo. Poi è chiaro che se sono la Nestlé sarò tutto il pianeta, se sono il piccolo imprenditore sarà il borgo in cui abito. Quindi non è un fatto di rendere assoluti dei concetti, sono d'accordissimo con lei che poi diventa, un secondo dopo diventa limitante. È il famoso limes che diventa poi anche confine del mio pensiero. Quindi io devo rimanere per quanto più possibile aperto, critico, sempre umile nel mettere, come dire, apertamente in discussione con noi stessi e con gli altri, alcuni strumenti che tiro fuori da principi in cui credo. Ma senza essere sacrilego e senza essere tacciato di relativismo etico, comunque avere sempre l'attenzione, ecco, questa forse potrebbe essere una costante, a che si migliorino le condizioni dell'impresa e del territorio in cui l'impresa incide. Lei cosa ne pensa di questo? Sì, allora l'impresa vive in un sistema ovviamente integrato, cioè non esiste l'impresa se non all'interno di un quadro di tipo istituzionale, di un quadro istituzionale, di un sistema culturale, informativo, comunicativo e via dicendo. Quindi, cioè, l'aspetto virtuoso dell'impresa si realizza soltanto in una dimensione nella quale la politica fa la sua parte, la comunicazione fa la sua parte, l'istruzione, le università, le scuole fanno appunto la loro parte. Il rischio di pensare che un'impresa, che il sistema economico possa vivere a prescindere da tutto ciò è molto alto, ovviamente. Perché? Perché gli imprenditori sono abituati anche culturalmente, no? A far da sé, a realizzarsi con le loro capacità. Ecco, abbiamo visto che invece un sistema nel quale non mette al centro alcuni temi che sono appunto come quello che dicevo prima, l'integrità della persona, ecco che non può reggere. Qui vorrei introdurre un ultimo tema in qualche modo. Il sistema economico, il sistema politico, dunque potremmo dire la rete che dà vita al mercato e la rete che dà vita invece al sistema democratico sono complementari. Cioè noi non possiamo immaginare di avere un sistema economico inclusivo, un sistema economico giusto, equo, chiamiamolo come vogliamo, anche solidale, se non abbiamo anche un sistema politico che dà vita ad un proprio, che si, in qualche modo, che opera nell'ambito della decisione politica attraverso un sistema democratico. Democrazia ed economia, come la intendete voi, ovviamente, è responsabile, perché se noi immaginiamo altre forme economiche, allora la democrazia può essere persino un limite, anzi è un limite, ma se noi immaginiamo un sistema economico libero di imprenditori che siano responsabili, che si assumano la propria responsabilità e che partecipino alla costruzione del benessere comune, allora abbiamo bisogno di un sistema democratico che sta all'economia esattamente come la politica, così che esattamente come il mercato sta ai sistemi parlamentari, ai sistemi rappresentativi e liberali. Per questo motivo, dunque, non possiamo fare a meno delle istituzioni politiche che provochino una cultura di inclusione sociale. In che modo? Tenendo sempre aperta la contendibilità del potere. La contendibilità del potere è ciò che rende la democrazia sempre più inclusiva e dunque meno estrattiva. Ed è tutto ciò è propedeutico a un sistema economico che mantenga la concorrenza. Perché noi abbiamo parlato di responsabilità, abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di centralità della persona, ma tutto ciò è possibile soltanto in un sistema in cui chi ha una posizione dominante nel mercato non ne abusi, o comunque che sappia che domani potrebbe perdere quella posizione dominante, perché attraverso il processo concorrenziale qualcuno potrà mostrare di saper fare meglio di lui quelle cose o fare cose che
appaiono più utili rispetto alla sua produzione. Quindi ecco, democrazia inclusiva, cioè competitiva, in questo senso, è economia d'impresa autentica, vera, responsabile, ma anch'essa competitiva, no? Ecco, vanno insieme. L'una non può fare a meno dell'altra e l'una stimola anche l'altra. Bene, professor Felice, è stata una puntata estremamente interessante. Ascoltarla e confrontarci con lei è sempre un grande stimolo e spunto di ulteriori approfondimenti. Io la ringrazio a nome mio e a nome del collega Giuseppe Fischetti e speriamo di rivederci quanto prima e continuare il nostro discorso. Grazie mille e saluto tutti, grazie. Grazie professore, in bocca al lupo per la sua ultima pubblicazione. Grazie, grazie, è stato un piacere, grazie veramente. Per riassumere la puntata di oggi, possiamo dire che è emerso che non esistono modelli che possono essere utilizzati e che valgono per ogni tempo. Per il successo degli attori economici e degli imprenditori in primis, non si può più prescindere dalla visione antropologica di questi processi. E quindi ricordiamoci, l'uomo come capitale umano al centro di questi processi e l'uomo come fine del benessere delle attività delle imprese. E questo è il nuovo concetto che noi proponiamo di economia antropologica. Appuntamento quindi alla prossima puntata e ricordate sempre che potete contattarci All'indirizzo contatti@vagsrls.it.